Benvenuti al TG List della Giunta regionale della Basilicata. La Task Force regionale comunica che ieri, lunedì 21 settembre, sono stati processati 577 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 14 risultati positivi. I 14 tamponi risultati positivi riguardano 6 persone residenti a Matera, 5 persone residenti a Pisticci, una persona residente a Pescopagano, una persona residente a Banzi, una persona residente a Venosa. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 106, 92 all'ultimo aggiornamento più i 14 positivi residenti. Di questi, 97 sono in isolamento domiciliare. Sono 11 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. A Potenza, 4 persone sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Carlo. A Matera, 6 persone si trovano nel reparto di malattie infettive e una persona nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Madonna delle Grazie. Ai positivi vanno aggiunti, nel complesso, 28 persone decedute, 391 guariti, una persona di nazionalità estera diagnosticata in Puglia in isolamento a Matera, una persona residente in Puglia in isolamento in Basilicata, 2 persone di nazionalità estera in isolamento, uno a Potenza e uno a Matera, una persona di nazionalità estera domiciliata a Venosa e ricoverata al San Carlo, 2 cittadini residenti in Toscana e in isolamento in Basilicata, 5 cittadini residenti in Emilia-Romagna in isolamento in Basilicata, 7 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata, 25 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata, un cittadino residente in Basilicata in isolamento in Lazio, un cittadino residente ed isolato in Basilicata diagnosticato in Puglia e infine 3 cittadini stranieri lavoratori stagionali a Palazzo San Gervasio. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 67.504 tamponi, di cui 66.818 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento domani 23 settembre alle ore 12.